Ciao a tutti, siamo nell'archivio storico di Piazza Municipio a Sydney per degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori che gli archivisti stanno portando avanti ormai da alcuni mesi. Siamo con Alessandro e Nicola. Ciao. Ciao, ciao. Alessandro, raccontaci un po' che cosa state facendo. Allora, noi stiamo rifacendo l'inventario dell'archivio storico perché non rispondeva agli standard di descrizione internazionali che vengono richiesti per un archivio. Contemporaneamente stiamo inserendo tutti quei fascicoli che pur presenti in archivio non erano presenti nell'inventario precedente al nostro intervento. Contemporaneamente stiamo anche facendo un riordino fisico della documentazione perché non era fisicamente riordinata secondo dei criteri logici, ma la documentazione era mischiata per categorie e anche dal punto di vista dell'ordine cronologico c'erano degli errori nella datazione delle pratiche che ci ha costretto a fare anche questo tipo di intervento. Ok, possiamo vedere un po' che tipo di lavoro state facendo, sia materialmente che poi anche nelle sale? Ecco, ad esempio, Nicola, tu esattamente a cosa stai lavorando in questo momento? Io sto lavorando sul fascicolo e un lavoro di questo genere consiste nella verifica del titolo, del contenuto, degli estremi cronologici, quindi la data di apertura e di chiusura della pratica, e poi si compilano tutti i campi, compresa la descrizione, specifica del contenuto della pratica, che permette poi all'utente o all'amministrazione di ritrovare ciò che è di proprio interesse. Dal punto di vista invece fisico si verifica la condizione della documentazione, condizionante della camicia, si eliminano eventuali fermali metalli cespugli che possono danneggiare con l'ossidazione i vari documenti contenuti all'interno del fascicolo. Perfetto, possiamo andare a vedere una delle sale che avete riordinato? Certamente. Questa è una parte di archivio che ancora non è stata sottoposta a lavorazione. Ci sono alcune irregolarità dal punto di vista logico, per esempio nella successione cronologica. Ma anche dal punto di vista fisico ci sono alcune problematiche. Ad esempio, alcuni faldoni erano riempiti non completamente e questo ha provocato l'inclinazione e in parte la deformazione delle pratiche contenute all'interno del faldone. In altri casi è avvenuto l'opposto, ovvero il faldone era troppo carico e quindi i piatti si sono deformati, provocando ugualmente una distribuzione anomala della documentazione nel ripiano. Perfetto, che è quello quindi a cui state lavorando. Invece, immagino ci sia anche la parte riordinata. Ecco, questa è la parte di archivio che abbiamo iniziato a riordinare. I primi faldoni del Consiglio di Comunità dal 1771 al 1848 e poi l'archivio comunale dal 1848 in poi. Questa parte è la parte riordinata per categorie, siamo arrivati alla settima categoria, il lavoro arriverà alla quindicesima. I faldoni sono nuovi, così come nuove sono le camicie che conservano i fascicoli, poi tutto verrà anche etichettato e quindi avrà anche un aspetto estetico migliore di questo che appare un po' anonimo. Beh, ma già così visibilmente l'archivio mi sembra più omogeneo, anche più bello. Noto anche una cosa che a differenza degli armadi non ancora ordinati, vi faccio vedere una parte fondamentale che è stata fatta dagli archivisti, e cioè mettere anche in sicurezza i faldoni. Sì, abbiamo sollevato l'ultimo ripiano in modo che se ci dovessero essere delle perdite, delle infiltrazioni, degli allagamenti, i 10-15 cm di sicurezza salverebbero la documentazione che sta al ripiano più in basso. Perfetto, grazie. Prego.